Genshin Impact pazzesco, assurdo! Dall'ultimo video di Glorinda in realtà non è che hanno messo molte cose su Genshin, ci stavano aspettando proprio i primi di luglio perché aggiungeranno la nuova modalità. Quindi ci sono stati questi due eventini simpatici. C'è stato tipo l'eventino dove dovevi eliminare quei fantocci a forma di mago di fuoco, che era pure carino, superando gli ostacoli, e poi quello là classico nella stanza dove devi eliminare i nemici, insomma, qualche gemmina così a gratis. Però la ciccia arriva adesso, perché c'è il nuovo Abyss, che ovviamente è uscito da un bel po' di tempo, ma io purtroppo sono riuscito a registrarlo oggi, se ci riesco. Eccola qua la nuova modalità endgame, che si chiama Imaginarium Theater, incredibile, il teatro immaginario, che sembra molto molto bello e dà un sacco di gemmine, ragazzi. Infatti stavo leggendo adesso, oh, quante gemme? 620 gemme, hanno aumentato pure le gemme nell'Abyss, insomma, stanno aumentando un po' le gemme, che non fa mai male, ragazzi. Ultima cosa, ragazzi, prima di buttarci nell'Abyss, ragazzi, vi ringrazio per il successo del video di Glorinda, sono contento che vi è piaciuto, e tranquilli che i video di Genshin non mancheranno mai, e quando arriverà Nathan potranno solo che aumentare, incredibile. Tra l'altro hanno messo che l'Abyss non scade più dopo 2 settimane, ma dopo 1 mese, grazie al Godo, perché le ultime volte facevo una fatica a farlo l'ultimo giorno, che non avete idea. Comunque, Abyss 4.7, ragazzi, vediamo un po', reaction al volo dei nemici. Mi avete detto che è difficile. 9 e 10 probabilmente ve li taglio, ragazzi, perché sono sempre la stessa roba. L'11 slime con le torrette. Vabbè, hanno fatto ancora più facile l'11, che è successo? L'11 mi sembra super facile, ragazzi, andiamo alla ciccia vera. Oh, vediamo posto 12. 3, 2, 1, vai! Hanno rimesso i Doritos, fantastici. I Doritos sono questi stranissimi macchinari sus di Sumeru che sembrano veramente dei Doritos. E sotto... ah, ecco la sorpresa. Sotto è brutto, brutto, ragazzi. Second half del primo piano è terrificante. Gli Erector di fuoco, che sono i peggiori della vita. E poi i Black Serpent Knight, che questi tipo rimettono una volta ogni morte, veramente del godo. Ok, primo piano è brutto. Secondo piano, Maku Genki, vabbè, Maku Genki uno solo non mi sembra difficile. Secondo piano, mamma mia. Questa Abyss secondo piano ci va duro duro, eh. Hanno rimesso il cavolo di Rift Town, ragazzi, più tutta questa roba, va bene, ragazzi. Non oso immaginare che c'è il terzo piano, ragazzi. Ok, Doritos gigante. Sono tornate le Gold Sacred Beast. No, vi prego, no. Ragazzi, io ve l'avevo fatta la battuta qualche video fa di Genshin, che i più difficili Abyss in assoluto sono stati quelli finali di Sumeru, dove c'erano solo con Sacred Beast. Il fatto che loro abbiano rimesso le Consacrated Beast vicino all'uscita di Natlan mi preoccupa un po', quindi questi Abyss potrebbero essere più difficili. Comunque, Scorpione e Pennuto di Fuoco, non c'è la Pantera col Coccodrillo, che forse sono ancora peggio, però brutto, ragazzi. L'unico team che mi viene in mente è tipo Freeze sotto, perché sono tanti, ma non lo so, e sopra National. Intanto, ragazzi, arriviamo all'11. Allora, io vi taglio 9 e 10 e ci vediamo all'11. A tra poco. E rieccoci qua, incredibile. Piano 11, come vi stavo dicendo poco fa, incredibile. Io farei quasi quasi così. Sotto così e sopra... non uso 20 da una vita, penso. Proviamo così, va? Inazuma shines eternal! Ragazzi, 20! Non lo uso da una marea di tempo, 20, ragazzi! Mamma mia! Beh, 20 fa ancora il suo sporco lavoro dopo tutto questo tempo, ragazzi, eh? Vabbè. Bravo 20, devo dire. Questo non dico sia fatto apposta per premiare chi ha 20 a caso, ragazzi, però sus. Diciamo che è sus tutto quanto. Cioè, questi sono proprio fatti per premiare assolutamente chi ha questi personaggi qua. Cioè, proprio non c'è partita. As one with wind and cloud. Everybody stand back. Ok. Più che altro, ragazzi, sto pensando, l'11-1 senza questo caso 20 o caso comincia a diventare spicy, ragazzi. Però, ragazzi, tantissimo oggi proprio la mia connessione proprio non mi dà una mano. Oggi proprio lo sto giocando, ragazzi, con un debuff alla connessione che è qualcosa di micidiale. Qua. Dopo mezz'ora, ragazzi, i miei colpi vanno a segno. Yahoo!
Ma quanto sono contento un pochino di usare 20, perché veramente non lo uso da una vita. Se penso quanto era forte 20 all'inizio, ragazzi. Allora, beh, ha fatto proprio apposta per lui, proprio, dai, dai. Dai, serio. Assurdo. Vabbè, niente di straordinario. Vabbè, l'11, ragazzi, è sempre l'11. Ah, mi è morto caso prima, vabbè. Vabbè ragazzi, dobbiamo fare un minimo di challenge spicy senza caso e ci riusciremo. Ah, voglia, vabbè. Mi deve essere morto prima quando ho fatto la combo spicy con quello di prima, capito? Ecco. Diciamo che farlo burning questo non è il massimo, però ragazzi ci abbiamo solamente loro. Ecco. Ecco, va bene. E anche l'11 è fatto. Adesso ragazzi però dobbiamo fare, come dire, il big boy. Io proverei così National sopra e sotto Freeze. Però ragazzi lo vedo brutto, ve lo dico. Soprattutto al terzo piano non riusciremo mai a fare tutte le stelle in una botta sola, ragazzi. Dimenticatevi quegli abyss lì, ragazzi. Freeze, Rashea, Kazuha. Dov'è Kogomi? Kogomi e Ayaga, mi serve. Eccolo qua. Cerchiamo di dare il meglio di noi e poi ragazzi vediamo. Allora, okay. Ah, ok. Ok, già ho fatto un errore. Mi dovevo mettere di lato. Però forse ho recuperato. Ma i Doritos non sono un problema. Dove stanno gli altri? Ah, uno solo. Che strano un golem così sus. Ok. Gli altri dove stanno? Ah, questi ho due. Questi insieme non ci staranno mai. Eh no. Vabbè. Era impossibile, ragazzi, fare 3 stelle a prima botta. Vabbè. Ci ho provato. Qui ci stiamo? Ah, due di queste, capia, ragazzi. Ah, ho fatto un errore. Questo ragazzi da fare 3 stelle sarà l'inferno, io lo dico. Wow, è veramente difficile. Minchia. Qua per fare 3 stelle a questo piano ci vorrà una promuvaggine che è veramente leggendaria. Perché poi, ah, perché poi qui Freeze è inutile. Perché qui servirebbe più Hydro. Nella mia ignoranza pensavo, sai, che Freeze potesse essere utile, però qui Freeze è veramente inutile, ragazzi. E poi ci starebbero due di questi, ragazzi. Hanno esagerato veramente tanto, eh. Questi non sono duri, però. Questo potrebbe essere veramente un abyss difficile. Soprattutto per fare le stelle. Wow, ragazzi. Primo piano sarà l'inferno da fare 3 stelle. Di solito il Mago Genki ci regala forti emozioni, però questo è uno solo, quindi, insomma. È la versione, diciamo, facile. Quindi non dovrebbe essere troppo problematico, tra virgolette. Aspettiamo che fa la cosa. Okay. Ha!
lo conosciamo abbastanza bene. Mi preoccupa qua. Ti prego Ayaka, ti prego qua, qua è tutto questione di tempismo, eh. Ok, va bene. Ok. Questo piano forse freeze va forte. Questo piano qua. Quindi è il primo piano che non va bene freeze. Vabbè, ci sta, hanno voluto cambiare un po' le cose. Vabbè. Ovviamente qua prima che li becco insieme qua. Ah, questo però non si è voluto frizzare alla grande. Ok. Ragazzi, forse al secondo piano freeze andrebbe anche bene, però non lo so. Primo piano assolutamente no. Il Doritos gigante. Pure Doritos vedo che l'hanno fatto bello ignorante, eh? Let me lead you first. Vabbè. Il Doritos si può fare un National Easy, dai. Dimenticatevi che io riesco a fare 3 stelle in questo video, eh. Ragazzi, che incubo sarà questo Abyss da fare 3 stelle. Si vede che te ne vogliono far sudare ste gemmine in più, eh. Bravi, bravi. Allora ragazzi, intanto che facciamo le nostre non 36 stelle, sto pensando come fare. Perché qui ragazzi sarà pesante. Cioè potrebbe anche funzionare freeze, ma mi deve dire un culo fotonico che i nemici si mettono in posizioni sus. Ragazzi, sarà un incubo. Piano 1 secondo me è più difficile in assoluto. Come posso risolvere questo problema? Ragazzi, queste sono le condizioni in cui il vostro povero Zoel gioca in camera mia a casa. Ragazzi, con questa povera PS4 mancavano solo 4 ore al reset della prima botta dell'Abyss 4.7. Ma nonostante questo, sono riuscito finalmente, ragazzi, a fare 36 stelle in questo Abyss. Ragazzi, è stato un incubo. Ragazzi, finalmente siamo nel finale di questo video di Genshin Impact. Veramente, veramente sfigato. Dico questa frase incredibile perché effettivamente questo video è stato veramente sfortunato per diversi motivi che vi ho spiegato nei vari video, soprattutto nel video di Project Playtime, dove vi ho spiegato appunto tutto quanto. Però per fare un piccolo riassuntino incredibile, io avevo iniziato a registrare questo video, quindi la primissima parte, minimo 10 se non 12 giorni fa. Pensate voi, io in quella prima parte di video avrete visto che ero riuscito a fare l'Abyss 12, però ovviamente 2 stelle per piano, quindi non ero riuscito a fare 36 stelle. E all'epoca sicuramente l'ho sottovalutato tantissimo. Poi che è successo? Ho detto registrerò la parte dopo, dove magari completo l'Abyss la settimana dopo, e quella settimana dopo è stata la settimana purtroppo dove non mi è andato dritto niente. Infatti avrete visto che sul canale sono usciti un po' meno video. Tra l'altro chiedo scusa a tutti i ragazzi che mi hanno detto: ma dove sono i video di Genshin Impact? Nel video di Clorinda vi avevo promesso il video dell'Abyss e il video sulla nuova feature di Genshin 4.7, anche se ormai siamo alla 4.8, che è questo teatro sus. Quindi ragazzi, tranquilli, non manco il colpo. Domenica vedrete il video dell'Abyss con questa parte finale, e la settimana dopo vedrete il video sul teatro sus, che mancano ancora 2 settimane, non l'ho mai fatto, non so neanche come funziona, cercherò di registrarlo proprio oggi, e poi farò un altro video di Genshin dove esploreremo a questo punto l'evento della 4.8. è appena uscito questo qui, dove hanno messo la skin super sus di Nilo, ragazzi, che mamma mia è qualcosa di spettacolare. Dovrebbero regalarci la skin
della Neko Girl di Amazon, che è molto carina. E quindi vedremo un po' l'arcipelago sus delle isole. E poi probabilmente ci rivedremo a Natalan. Ovviamente non ve lo posso far vedere perché si è resettato l'Abyss, perché io l'ho completato quando mancavano tipo 2 ore al reset, ragazzi. Ci ho messo una settimana a farlo. Vi faccio vedere, guardate. Vedete? Ci sono riuscito, ragazzi. Per finire questo video anche io vi voglio sicuramente dare un commentino, ora che ci ho riflettuto con calma, su questo Abyss 12. Allora, sicuramente ho fatto l'errore immenso di non livellare alcuni personaggi di Fontaine, specialmente New Villette. Non ho portato su Clorinda, ragazzi. Infatti, assolutamente devo portare su Clorinda, perché per il primo piano, fase 1, Clorinda secondo me è assurdo. Io non ce l'avevo, ho continuato a usare Raiden. Ragazzi, Raiden comincia a essere datata. E ve lo dice uno che adora Raiden, l'ha summonata al primo banner suo, se l'è portata per più di 2 anni ormai. Raiden comincia a essere un po' datata anche in National. Questo piano funziona così: prima ti mettono 3 Doritos e quelli vabbè, poi ti mettono un Golem dietro e vabbè, poi iniziano i problemi, ti mettono 2 polli, come li chiamo io, i robopolli. Quelli hanno una cosa fastidiosa: il fatto che se tu ti metti in mezzo per più di 2 secondi, loro vanno via. Uno va a destra e uno va a sinistra e non torneranno mai più insieme. Quindi metà dei miei tentativi sono falliti, perché appunto io mi capitava che mi mettevo un attimo in mezzo, poi loro ti bloccano perché hanno le zampe pure grosse, quindi vabbè. Il trucco qual è? È continuare a muoversi destra e sinistra per cercare di farli clisciare insieme, e così non vanno via. Poi arriva la parte più difficile, che sono le 2 tipe. Non perché loro abbiano una marea di vita, ma per il fatto che loro randomicamente, in base a dove ti posizioni, lanciano 2 minion, che so, lo scorpione e l'uccellino. Lo scorpione è proprio inutile. Quell'uccellino è fastidiosissimo, perché ti fa un attacco che ti stanna, anche se stai facendo l'animazione dall'ulti, e quindi perdi tempo. Io quindi questa parte qui alla fine l'ho fatta col National, Raiden, Xingqiu, Bennett e Xiangling, ma io arrivavo sempre a 8 e 30 di secondi, quindi avevo 1 minuto e mezzo per fare la parte 2, che è veramente fastidiosa. Nella parte 2, un tizio dentro nel centro e i 2 Pyro Abyss Mage nella loro sferetta di fuoco, ovviamente qui Hydro All Day, fatta quella roba che deve sparire alla velocità della luce, hai 2 Abyss Lector di fiamma, che la loro prima vita va via, che è una meraviglia, ma la loro seconda vita è un inferno, perché se non continui a pushare l'acqua in continuazione, questi tizi la vita non gli calano. E ho scoperto una cosa, cioè l'avevo pensata ma non l'avevo realizzata in tutte le volte che ci sono crepato, cioè il fatto che il danno che tu fai d'acqua a loro quando sono nella loro seconda fase non dipende dal tuo danno. Mi spiego meglio: se tu sei con New Villette e fai 50.000 hit, oppure stai con un personaggio a livello 1 ma che fa un colpo d'acqua, è uguale, perché la loro barra della vita calerà uguale, non dipende dal danno, almeno così ho capito io, e poi magari mi sbaglio. Però i tick d'acqua sono quelli, quindi se rompergli lo scudo servono 20 tick, che tu sei con un New Villette che fa una marea di danno, con Furina o con Barbara, quello che ti pare, con Kokomi che fa 1 di danno, sempre quel pezzettino è. Quindi non è sul danno che fai, ma è su quante volte riesci a colpirli in fretta per cercare di rompergli la vita. Io ci ho messo un po' a capire questo tricchino incredibile. Infatti, questo piano qui io alla fine l'ho fatto con New Villette, che io non mi ero portato a 90, quindi mi sono dovuto portare New Villette a 90, portarli tutti i talenti all'8 e ovviamente più importante quello del raggio sus al 9, e l'ho risolto con New Villette, Furina, Kazuha e Cookie. Prima ci avevo messo Zhongli, errore madornale, perché guardate un po' che c'è in questo piano: ci sono i Black Serpent Knight, nemici che avrò visto una volta se non sbaglio, loro vanno via che è una meraviglia, però se tu hai un personaggio con uno scudo, loro cominciano a far i teletrasportini sus. Mi hanno fregato una quantità di volte, ragazzi, che non avete idea, perché io non l'avevo capita sta cosa, ma sono dovuto andare a cercare sulla wiki. Se tu hai uno scudo, loro ti scriveranno per sempre l'attacco successivo, quindi qui tu lo devi fare con personaggio senza scudo. Ragazzi, è fastidioso, soprattutto gli attacchi di fuoco di quelli di prima, cercare di schivarli. Ora con New Villette, sai, no, fai un po' destra e sinistra, alla fine ce la fai. Piano 2, hai il Mago Genki, che questo l'ho fatto qui pure con National. Piano 2, ci ho provato con New Villette, ragazzi, arrivavo sempre che mancavano 2 secondi, alla fine l'ho fatto con il classico Freeze, Ayaka, Shenha, Kazu e Kokomi. Pure qui ho dovuto resettare parecchie volte. L'unico problema di questo piano qui, fase 2, sono i cavolo di Rift Hound, che per me rimangono uno dei nemici più brutti che abbiano mai messo in Genshin, perché non stanno fermi, ragazzi. E lo so, potrà sembrare una cosa banale, però effettivamente, anche se tu li frisi, loro vanno ovunque nella mappa e non staranno mai fermi. Qui infatti la metà delle volte che ho resettato è perché non riuscivo mai a farli la ulti di Ayaka quando erano vicini. Tolto quel problema, vanno via che è una meraviglia.
Numero 3 c'è il Mega Doritos, che io l'ho fatto sempre con il team di Raiden, è andato giù, che è una meraviglia. E poi un po' pure questa a fortuna come Rift Hound, perché ci stanno prima tre agent fatui che vanno via, che è una meraviglia. Poi c'è la Consacred Beast Uccello di Fuoco con due cavallucci elettro. Poi c'è lo Scorpione con due granchietti. L'ho fatto sempre con Freeze, quindi con Ayaka. Il trucco qui forse è puntare paradossalmente prima alle due Consacred Beast e non a quelli piccoli. Io prima facevo al contrario, puntavo a quelli piccoli. Quando sono riuscito a farlo, mi rimanevo tipo 10 secondi e quei due maledetti granchietti mi erano andati a destra e a sinistra. Meno male che avevo Kasua, me li ha fatti riavvicinare. Ho fatto la ult di Ayaka e li ho polverizzati. Paradossalmente, il terzo piano è quello che ho fatto con meno try. Il secondo, un po' di più, perché c'erano quei Rift Hound che andavano via e quindi dovevo resettare in continuazione. Ragazzi, il primo, io penso di averci provato minimo, siamo sulle più di 100 volte, ragazzi. Ma più che altro è il tempo, ragazzi. Ci sono stato più di una settimana. Non ricordavo la meccanica di quei due Serpent Knight. Quello mi ha fatto perdere una vera idea. Poi non avevo portato su New Villette. Poi ho provato con Arlecchino e poi ho lasciato perdere Arlecchino. E porta su Furina. Alla fine ci siamo riusciti, ragazzi. Però veramente un abyss difficile, ragazzi. Ve lo dico. Vi faccio vedere New Villette. Santo uomo con la quale sono riuscito a fare. Non è assolutamente, ragazzi, mai nella vita il New Villette più forte che vedrete. Però troppo bene sta, secondo me. 53-194, c'ha poca vita. Dovrebbe avere più di 30.000 di vita, ne ha poca, perché purtroppo questa è l'unica arma che ho per lui. Il Winset, che non è mai nella vita l'arma sua. Infatti io mi ero già preparato questa, il Prototype Hammer, però ce l'avevo all'80. Non avevo tempo per portarlo su a 90. E quindi gli ho dato questo, perché paradossalmente lui farebbe più danno con questo qui, perché lui scala sempre su vita. Però ringrazio il Godo che questo New Villette l'ha fatta. Vedi, gli ho portato i talenti 8-8 e il 9, che è quello più importante. Che dovete fare, ragazzi? Tra l'altro non so se l'avete vista tutto quello che è successo per quanto riguarda il Beyblade di New Villette, che lo possono fare chi gioca da PC, che se tu metti al massimo il mouse e fai lo spin, lui fa lo spin al massimo. L'avevano nerfato. Adesso ci le regaleranno 1600 gemme e lo rimetteranno come prima, perché la community cinese si è molto arrabbiata del fatto che hanno levato questa cosa a New Villette. Quindi GG per New Villette, santo uomo. Questa è Furina, 54-120, pure lei è stata essenziale contro quei due cosi di fuoco. Gli ho messo questa al 5, gli artefatti al 7 suo. E i talenti 9, 8 e 2, perché intanto è il primo che non ci fa niente. Questa skin di Nilo, ragazzi, è spaventosamente bella. Io peccato che non ho Nilo. Nilo sarebbe un personaggio che mi piacerebbe avere. Io mi vorrei tenere le gemmine per Nathan, ragazzi. Poi sarebbe l'ennesimo personaggio acqua che porto su, ragazzi. No, veramente troppi. Se avete Nilo, quei due di cose di fuoco li polverizzate. Ho visto video di lei in Bloom che proprio li distrugge. Non hanno tempo di respiro quei cosi. Questo è quanto. Allora, io adesso è presto. Cerco di registrare immediatamente il video sul teatro, che non ho mai fatto, e vediamo com'è, così almeno recuperiamo. E poi ci sarà il terzo video, dove faremo la 4.8, l'eventino sus. Aspetto qualche giorno, almeno esce qualche cosa da fare, perché altrimenti credo ci siano poche missioni là dentro. Ragazzi, vi ringrazio, mi scuso ancora per quello che è successo per quanto riguarda i video di Genshin, che è l'ultimo uscito un mese fa. Speravo di farne uscire uno almeno ogni 10 giorni, però ragazzi, scusatemi veramente, sono stato veramente sfortunato. E questo Abyss non ha aiutato, incredibile. Speriamo che l'Abyss 4.8 sia un po' più clemente, però per il resto, alla fine, ragazzi, ci siamo riusciti. Quindi, ragazzi, mi scuso ancora, tranquilli, Genshin non mancherà mai su questo canale incredibile. Che cosa con voi, e ci vediamo al prossimo video.